Da Taccuino dell'Urlo, Marco VI Edizioni, 2020. Un poemetto in 32 composizioni più 3 intermezzi sui lutti del cuore. Si affida a una voce. Ode se stesso nel grembo infecondo degli orecchi, come sentirsi ridere a comando, a piacimento, nel bacchettarsi ieratico dell'imprinting feroce dell'urlo, del richiamo a chi tace. Quando l'ascolto si reitera intonso, nel fingere di prestarsi, di apprestarsi, di arrestarsi, alla domanda gonfia di fiato. Quando le labbra si chiudono nel richiamo a chi tace e nessuno risponde a ciò che ha domandato. Nell'assenza, indesiderata, inerte, sparge bruciore di fumo sui pianali del pensiero. Quanto di lei gli rimane nel sogno di un'indecenza pagana, nel suo rituale che lo condanna all'attesa, è l'essere scabro delle mani cui chiuse a pugno, che dentro, nel palmo, nel centro di tutto, concentrano il suo nome, odore, lignaggio. Nell'ignobiltà ostentata del peso pericardico che grava su quel petto illuso di visioni, come se la vedesse, a un orizzonte di senso perduto, sorridente, estatica, chiamare il suo nome nel vuoto. Abbracciarci come scatole d'assenza, riconoscerci a distanza come il fiato di due cani atemporali nella chiusa delle mani, strette tra muretti a secco. È l'urmadre che ci osserva attraverso le vetrate di Gesù, la traslucida presenza di due occhi mai smarriti come oggetti ritrovati senza essersi mai persi, come raggi diagonali che si scaldano nel sole. Abitiamo fredde isole redente nella quiete. Siamo odori che disperdono il sapore delle bocche dello stomaco, due vulcani di lavanda vegetale che si spremono nel succo della neve. Torno a te, nel me che cerchi, cercami nel tuo rifugio, nell'esatta abnegazione del triangolo del tempo. Ti dimentico nel vuoto intemperante della cava ormai esaurita di pienezza. Ti ricordo nella forza obnubilante dello scavo. Alla fine, lui resta in silenzio, nell'abbraccio addormentato, rimando scabro di un lembo di pelle, rabberciato lungo i bordi della fame di poesia. Alla fine rinuncia all'amore, si prende in carico l'infarto, l'assassinio autoindotto del cuore in questa quieta decisione. Tanto lo sa che ritornerà il desiderio del suo fuoco greco, perché l'amore non serve poi a tanto. Per scrivere necessita una rabbiosa solitudine e un istinto meno che umano e stanco di ripensarsi interi dopo la distruzione.